bravo a Stefania, un grosso applauso per Stefania. Perché lei è arrivata dalla Svizzera, non da lontanissimo, dall'estero. Dall'estero. Senza passaporto. Ok, va. Buongiorno a tutti. Iniziamo la seconda parte, no? Stamattina si è parlato per l'editoria e del come è andata male l'editoria, eccetera. Mi sento un po' la colpevole di iniziare la parte che ha un po' determinato questa fine dell'editoria, no? Knowledge sharing. E oggi parliamo un po' di queste cose qua. Chi sono io? Vabbè, velocemente oggi nella veste di presidente della European Society for Computer Preservation, che è un'associazione che restaura e conserva computer storici e racconta la storia dell'informatica alle nuove generazioni. Cioè cerchiamo di dire ai giovani come si è arrivati ai computer di oggi, perché oggi abbiamo un telefonino e soprattutto cosa c'è dentro, perché il 90% delle persone, facciamo anche il 99%, non lo sa. E passare da macchine semplici come un 8 bit, un 16 bit, un 32 bit, per raccontare come è fatto, come ragiona un computer, dove vuole andare, è molto più semplice che spiegare come funziona anche un processore moderno, se vogliamo. Incidentalmente ho fatto parte della scena di cui poi Randall e Silvio ci racconteranno più nel dettaglio, io non andrò a parlare di quello, e nell'89 ho fondato RunGem, che è un gruppo che se avete avuto un'amiga probabilmente conoscete. Di cosa parliamo? Di come era la situazione negli anni 80? Vado abbastanza veloce perché i tempi sono un po' stretti, quindi non mi dilungherò molto. Però fondamentalmente negli anni 80 ci trovavamo in una situazione in cui lo studio, la fruizione delle informazioni, era attraverso libri, riviste, era attraverso la scuola, andare in biblioteca, avevamo l'enciclopedia a casa, ma non c'era internet, non potevo andarmi a vedere qualcosa o a capire com'era. E quindi ci scambiavamo le informazioni con dei metodi un po' più tradizionali, le lettere, il telefono. Sono arrivati i modem negli anni 80, ma forse già anche al fine degli anni 70. Tendenzialmente eravamo una generazione di squattrinati. Perché? Perché eravamo quasi tutti giovanissimi. Il computer era una roba che, sì, è vero, che tanta gente di 40 anni, stamattina c'era anche qualcuno che ha qualche anno più di me, e in quel momento, con qualche anno in più, si è avvicinato all'informatica. Ma essendo una rivoluzione partita anche, se vogliamo, dall'Atari VCS, dal Pong, dai videogiochi, era più per i giovani, per chi aveva quell'età, che era teenager, no? E quindi senza soldi, senza entrate. E la fame di tecnologia, perché? Perché come dicevo prima sono arrivati VCS, la videoludica, l'avvento della videoludica, l'Intellivision, io avevo a casa l'Intellivision, era bellissimo. E poi uscì anche un film che cambiò la vita a molti dell'epoca, che in cui un giovanissimo Matthew Broderick interpretava un hacker che giocava con un computer e era scatenato la terza guerra mondiale, lo vediamo, War Games. C'era un altro modo con cui ci scambiavamo le informazioni. Ci incontravamo nei party. Ok, questa foto è stata scattata a Parigi, al Saturn, un party del 93 se non ricordo male, e tutta questa gente che vedete, che alla fine lì eravamo un migliaio, forse 1500 persone, veniva da tutta Europa, portandosi nello zaino il monitor CRT, gli Amiga, qualcuno con l'Atari ST, meno, e in treno noi partimmo da Genova con il monitor CRT, Amiga 1200, per presentare la nostra demo qua. E in questo modo ci si poteva scambiare informazioni, quindi aggiornarci a vicenda, quello che oggi poi è successo con Usenet, su internet, e quello che oggi succede con i gruppi e con lo sharing, che oggi è più facile, ci sono i mezzi per farlo. E poi avevamo un altro mezzo, come dicevo prima, le lettere. Ma innanzitutto facciamo una piccola introduzione, lo swapping, che cos'era lo swapping? Parliamo di cose legali, innanzitutto, in questo momento, non di cose illegali. Quindi, niente giochi, niente software, demo, programmi, software che i gruppi facevano per far vedere guarda quanto sono figo, guarda quanto siamo bravi. E come ci scambiavamo per lettera, ok? Perché quello c'era, non è che si poteva fare molto. Si mettevano i floppy disk dentro le buste, come vedete, questa è una busta vera, questa è una lettera vera che io ricevetti forse 30 anni fa, non so, una cosa del genere. Questa arrivava dalla Danimarca, mio caro amico. E ci scambiavamo i floppy disk
dentro le buste. Spedire una lettera, una busta con 4 floppy disk costava 2000 lire di francobolli. Io spedivo circa 30 lettere al giorno. Ma gli swapper veri, io non ero swapper, perché comunque io gestivo il gruppo, quindi parlavo dentro del gruppo. Gli swapper veri provavano anche a spedire 90, 100 lettere al giorno. 2000 lire l'una, 200.000 lire al giorno, 6 milioni al mese, uno stipendio era 800.000 lire. E noi non avevamo neanche 800.000 lire. E allora come si faceva? Ci siamo prodigati con vari metodi per poter condividere informazioni e trasmettercele fra di noi. Perché? Perché in questo modo abbiamo cambiato il paradigma del vado a studiare sui libri al condividiamo la conoscenza, ok? Knowledge sharing. E i metodi che abbiamo studiato non sempre erano esattamente legali, questo non lo è, per esempio. Noi mettevamo della bellissima colla, la colla liquida, sopra i francobolli. Si appiccicavano i francobolli sulle lettere, si spedivano e all'interno della lettera c'era scritto send my stamps back, mandami i francobolli indietro. Ma questo valeva per tutti, cioè chiunque poteva farlo o non farlo, c'era anche gente che non li voleva indietro, probabilmente erano ricchi o mandavano poche lettere. E noi cosa facevamo? Ricevevamo indietro nella risposta del nostro amico con i suoi floppy anche i nostri francobolli che una volta bolliti in acqua perdevano la colla e con la colla anche il timbro e quindi ci riciclavamo i nostri francobolli per 10, 20, 30, 40 volte e con 2000 lire mandavamo un sacco di lettere in giro, scusa? Paracuse. Sì, esatto. Si fa bene, i biglietti dell'autobus non rientrano nelle però e lo stamping ha permesso a tanta gente di condividere informazioni. Questo è il tipico World Quarter di un gruppo Amiga, in realtà è casa mia. E potete vedere un bellissimo Amiga 500, c'è un US Robotics nascosto là sotto migliaia di floppy disk e tutti questi vari floppy disk anche per terra eccetera erano le buste che stavano per partire oppure stavo duplicando i floppy per mandarli. Questa foto è circa dell'89, sì, mi pare dell'89-90, una cosa del genere. Eravamo disordinati, Adesso c'è un po' di pubblicità open source. Questo qua è un nostro libercolo, che è l'ascito di Rangem alla comunità. Ed è il... Lo clicco al ciucci. Scusa? Lo clicco al ciucci. Lo clicco al ciucci, sì, sì, ma Fabio lo sa. Questo è il libro che Fabio Ciucci scrisse negli anni 90 su FileHashi, ok? Su FileHashi scrisse un corso, per questo si chiama corso di programmazione Assembler in due dischi, in realtà poi diventarono molti di più, e scrisse questo corso e lo diede a tutti quanti. È stata una cosa meravigliosa. Fabio voleva anche farci un ritorno, all'inizio qualcuno gli mandava anche dei soldi, eccetera, perché era giusto, era un lavoro mega galattico. E poi nel 2006 due pazzi, io e Alessandro Prento, un altro di Rangem, abbiamo deciso di creare una versione moderna, quindi fruibile anche oggi. Un PDF, sono 1500 pagine, ve lo consiglio, per dormire è perfetto. Due pagine, bella nanna, funziona benissimo. E da qui passiamo invece al freaking. Il freaking che... qualcuno piange per la US Robotics. Questo era il mio courier HST 16.8 RQ, bellissimo. E il freaking iniziamo a sfruttare le telecomunicazioni, perché così come utilizzavamo le lettere, quindi il metodo diciamo tradizionale, la posta per scambiarci le informazioni, abbiamo iniziato anche a sfruttare le telecomunicazioni per scambiarci le informazioni. E non tutti sanno, non tutti sanno, che la Blue Box, che poi magari vediamo anche nel dettaglio come funziona e i software che sono stati realizzati ad hoc, l'ha inventata Captain Crunch, che è un hacker americano, e l'ha costruita Steve Wozniak. Steve Wozniak e il signor Apple, ok? La Blue Box permetteva di telefonare gratuitamente, sfruttava una piccola falla dei centralini, poi ve lo spiego anche. E il primo lavoro di Steve Jobs fu quello di vendere la scatoletta illegale di Wozniak agli studenti di campus e con quei soldi magari si è anche pagato qualche componente dell'Apple 1. Questa è una delle prime grandi storie di successo da parte di hackers. Ce ne sono tante, ce ne sono tantissime, perché l'hacker spesso e volentieri viene confuso con un criminale. L'hacker non è un criminale, ci tengo a dirlo. L'hacker è una persona curiosa che ha bisogno di capire come funziona il mondo, di girare intorno al mondo. E trasmettere agli altri quello che ha imparato e quello che ha ottenuto. I criminali che fanno
hacking sono e restano criminali, cioè non, ok, sono cose diverse. La Blue Box è bellissima. Lui, questo è Steve con in mano la sua Blue Box che telefona dalla sua università e di fianco vedete le specifiche, insomma, i progetti che fece ai tempi. Come funziona la Blue Box? Adesso io, vabbè, qua ho scritto tante robe, poi se ve le volete vedere, mi pare che le presentazioni siano condivise. In realtà i centralini ai tempi delle grandi compagnie telefoniche avevano un servizio che si chiamava Country Direct, che permetteva di telefonare a una persona che era all'estero a casa sua senza spendere soldi, ok? Senza spendere troppi soldi. Quindi io chiamavo, io americano, in Italia a fare una gita, chiamavo il mio Country Direct con un numero verde italiano, che iniziava per 1720, cose che ci ricordiamo, e facevo i miei codici, cioè chiedevo scusa. E parlavo con l'operatore e dicevo passami a spese del destinatario il numero tal dei tali piuttosto che fai con la mia carta di credito questo numero qua eccetera eccetera. Qui i centralini in realtà avevano dei bachi software che il buon Voz e il buon Crunch riuscirono a sfruttare e quindi spedendo dei corretti toni che erano sui 2600 o 2400 Hz, comunque il centralino entrava in modalità supervisore. A questo punto facevi i tuoi toni di telefonata di TMF e automaticamente il centralino della compagnia telefonica inviava la chiamata, instradava la chiamata a spese della compagnia telefonica, perché era in modalità supervisore. Tu chiamavi dal numero verde, il centralino inviava a spese sue, per chiamare da Sassari a Lucca, noi passavamo di solito dalle Hawaii, gratis. Con tanto di eco, sì. Un pochino di latenza. Un po' di latenza, a volte c'era un po' di latenza, sì. Comunque nessun costo non era debitato a nessuno, fondamentalmente era tutto a spese dell'operatore telefonico. E questo poi è stato trasportato anche su software. Questo software qua lo scrisse Zibri è uno di noi, questo lo scrisse tra l'altro con me, siamo conosciuti tra l'altro con Zibri non per la scena, siamo diventati poi amici per la scena, ma anche per altre cose, perché avevamo casa a 50 metri da là. E questa qua era una Blue Box classica su Amiga, quindi l'Amiga che ha l'uscita stereo, si prendeva le cuffiette, si collegava all'Amiga e mettendo qua il numero di telefono, selezionando il tipo di segnale GNSN, erano quelli a seconda del centralino che volevi chiamare, mettevi la tua cuffietta sopra il telefono e pip pip, piribiribi, e partiva la telefonata gratuita. In questo modo non solo si poteva parlare a voce, ma anche collegarsi con il modem e quindi inviarsi informazioni. A voce poi c'è chi si era fatto la sua Blue Box casalinga, il famoso Walkman, no? E il Walkman della Sony, che ai tempi era bellissimo, non se lo avevo per sentire le cassettine, ci registravi sopra i tuoi toni per chiamare, con già anche il TMF della chiamata, andavi alla cabina telefonica, in questo modo eri anche assolutamente anonimo, mettendo la cuffietta del Walkman sul telefono pubblico si faceva la telefonata gratuitamente dal telefono pubblico, quindi senza neanche la possibilità eventuale di essere rintracciati o cose del genere. E questa era, ti evitavi anche di spendere i soldi d'acquisto della Blue Box perché ti riutilizzavi il tuo Walkman, che per più o meno avevamo tutti, e nel contempo l'unico difetto della Blue Box su Walkman è che il numero, cioè una cassetta per ogni numero, la rottura di scatole era indifferente. Che cosa ci abbiamo attaccato alla Blue Box per poter trasmettere le informazioni, per poter condividere le informazioni? Ci abbiamo attaccato i modem, e i modem all'inizio erano accoppiatori acustici, cioè quegli oggetti che vedete sulla slide, che sono nient'altro che dei trasformatori da analogico a digitale, quindi un segnale, il modem, il trasformatore da analogico a digitale. Invece l'accoppiatore acustico è banalmente digitale, io metto il telefono, il rumore, okay, del modem viene trasmesso alla cornetta e al microfono dell'altra cornetta viene ritrasmesso all'altro accoppiatore acustico, bellissimo, si sono persi purtroppo. Uno dei primi modem è stato lo smart modem 300 baud AIS, 300 baud sono pochini, sono 0,0003 kappa, abbastanza poco comprensibile oggi, cioè 300 baud oggi non riusciresti neanche a fare una chat, perché vedi caratteri che appaiono così.
E alcuni computer di tempi, peraltro, avevano la possibilità di inserire i modem interni, no? Parliamo dell'Apple 2, parliamo di computer con bassa 600 o CPM, oppure il TR-80 della Tandy, che aveva comunque la possibilità di espansione. Altri invece, con un Atari, per motivi proprio fisici non ci stava, avevano bisogno di device esterni, più comodi della propria acustico. Quindi si è iniziato a utilizzare un modem di questo tipo. Io sto parlando sempre di house, di home, non di industria, perché nell'industry c'erano dei modem grossi come delle scatole di cartone enormi, che magari facevano 300 baud, 200 baud già negli anni 70. Però AES ha il grande merito di inventarsi un linguaggio che poi diventa il linguaggio comune di tutti i modem, i famosi comandi AT, okay? Lo standard AES che poi tutti hanno utilizzato. Noi ci si collegava da un modem che generava segnale, un altro che rispondeva, in realtà ci si telefonava per Blue Box, dopodiché si decideva chi faceva il generante e chi faceva il ricevente, ATA, ATD, tac, e ci si collegava a Redis. I punti chiave poi nella rivoluzione della conoscenza sono che la diffusione delle linee telefoniche era ormai in tutte le case. E un computer si era finalmente alla portata di tutti. La comunicazione digitale con il cable e il modem era arrivata, ma soprattutto mancanza di regolamentazione e leggi. Ne ha parlato stamattina Carlo, e in Italia c'era una totale mancanza di regolamentazione fino agli anni 90. Tant'è vero che tutto quello che facevamo, tutto il freaking, era assolutamente legale, cioè nel senso che non è che non era legale, eticamente magari non lo era, però dal punto di vista legale non c'era nessuna possibilità di incriminare qualcuno, fino all'inizio degli anni 90, dove quando sono state le leggi e subito dopo hanno incriminato molte persone con il famoso Italian Crackdown, Big Bust e tutto il resto. E il risultato qual è stato? Che l'accesso ai contenuti, no, che non sempre erano volontariamente condivisi, è stato a portata di tutti. Okay? Le zin si sono moltiplicate e le riviste su carta hanno iniziato il loro declino, perché la gente poteva trovare le stesse informazioni gratuitamente in formato elettronico. I più bravi avevano accesso alle risorse di altri, potevano sperimentare, creare, aumentare la propria conoscenza e quella degli altri. Okay? La nascita quindi di una società background, un movimento mondiale transnazionale in tutte le nazioni. Io parlo per esempio del mio piccolo gruppo, che okay? Siamo nati a Genova, eravamo in 4, siamo trovati in 150 in 16 nazioni. Quindi dall'Ungheria agli Stati Uniti, dalla Norvegia al Sudafrica. Ed è un po' l'inizio della rivoluzione informatica. Le tecniche che utilizzavamo, e qua ho aggiunto anche un'altra tecnica, che è precedente ancora alla Blue Box e al Country Direct, che è Itapac. Itapac X25 è un protocollo che è stato utilizzato per tanti anni da Telecom Italia, non solo da Telecom, da altri, e che quello era fondamentalmente, ci si basavano quasi tutte le reti all'inizio, perché quello era l'unico protocollo che Telecom dava in giro. E attraverso il NUA, cioè le destinazioni UA, cioè le password che si potevano, diciamo così, trovare, era possibile collegarsi. Vi racconto un piccolo aneddoto. Io mi collegavo a Itapac, poi a un certo server che non dirò, e da quel server mi collegavo a Anchorage, ad AlaskaNet, che era una compagnia telefonica dell'Alaska americana. Da lì io potevo rientrare sulla rete X25 di Telecom Italia e collegarmi alla messaggeria Samantha, che era una delle prime chat su Videotel che ci sono. L'unico inconveniente è che se facevi un mese e chiedevi chi sono, ti diceva che venivo da Alaska, da Anchorage, ma per il resto era tutto bellissimo, senza spendere le 220 lire al minuto, cioè 9.000 lire per dirsi ciao come va, che in quei tempi erano una bordata assurda, senza spendere assolutamente nulla. Ok, anche lì. E poi vabbè, il grande crack di Videotel, anche questo l'ho accennato, le password a Telecom Italia non è mai stata famosa per essere sicurissima, ecco. E con Videotel ha fatto proprio forse la dimostrazione più clamorosa. Tutte le password erano generate algoritmicamente in funzione della login, e quindi chiaramente avendo la login avevamo le password, e qualcun altro però non è stato bellissimo. Arriviamo al carding. Il carding quando vediamo magari dopo, partiamo dopo del carding, è meglio. Number scanning, questa è bellissima, una tecnica che piace tantissimo a molta gente. Come facevi a trovare una banca dati? Ecco, si costruiva un software che si chiama WordDialer, che praticamente chiamava tutti i numeri disponibili da X a Y, parametrizzati,
e finché non trovava una portante lui chiamava tutti noi. Quando trovava una portante ti diceva ok, ho registrato, qua c'è una portante. A quel punto lì a mano si provava a entrare, perché spesso e volentieri non c'erano neanche le linee passo da quei tempi, era un concetto di sicurezza era ancora da venire, e il bellissimo film War Games, di cui vediamo qua un paio di fotogrammi, racconta proprio di Matthew Broderick che usa questa tecnica per entrare nel WoW e giocare a dominazione globale del mondo, e insomma praticamente guerra termonucleare globale, sì lo so, però era... e poi alla fine fortunatamente si finisce sul tic-tac-toe, che è un po' più un po' meno pericoloso. Altra cosa che utilizzavamo era la scansione dei green. Perché green? Perché un altro modo di telefonare gratuitamente era utilizzare i numeri verdi di altri. Qua c'è tanta gente che fa così. 167 113 130. Ecco, non vorrei, spero che non fosse il mio. Ho conosciuto alcuni personaggi che oggi frequento, che lavorano con me ai tempi, anzi non ai tempi, cioè sì ai tempi li ho conosciuti perché li ho trovati dentro il mio computer essendo passati dal numero verde di un mio cliente, è stato bellissimo. Ma quello era... Però io li ho beccati, li ho sniffati, li ho telefonato a casa. Però ti puntava su Italia Online. Ah, ok. Ma andava benissimo a 28 euro, poi fece un... infatti, i green erano pericolosi. E poi c'erano degli scritti invece che permettevano di trovare delle PBX che generalmente le compagnie telefoniche lasciavano ai loro dipendenti per fare i test di telefonate, no? System 75. Io non so niente. System 75. Non so. Esatto. E in questo modo che cosa trovavi? Trovavi del conference room a cui poterti collegare in N e parlare in N gratuitamente perché erano numeri lasciati ai dipendenti. 700. Numero 700 in America, esattamente, era bellissimo. E, attenzione, non dimentichiamoci che ai tempi collegarsi alla rete era carissimo, cioè era una cosa che non si poteva fare, o eri la Coca-Cola o non ti potevi permettere di collegarti. Quindi l'unica alternativa che avevamo per poter scambiarci informazioni, per poter condividere le informazioni, raccontare agli altri quello che avevamo imparato o imparare dagli altri quello che avevano creato, era bypassare il vincolo del mero soldo. E poi arriviamo alle calling card. Con le calling card è un pochino più è un pochino diverso, perché questa è la prima truffa a clienti delle compagnie e non alle compagnie, ok? Perché chi pagava in questo caso era il cliente di una compagnia telefonica americana e non la compagnia telefonica americana. E se vogliamo, sull'abuso del carding portò i legislatori a arrabbiarsi un po' e a creare delle leggi più restrittive, che non dico che missero fine al sistema dei flicker, ma lo resero completamente illegale, quindi di conseguenza tanta gente ha abbandonato, e me compresa, tutto quello che era il sistema del flicking. E queste calling card erano nient'altro che carte di credito telefoniche, i cui numeri venivano dati a un operatore del country direct che permettevano poi di telefonare utilizzando una prepagata che era questa calling card. Queste calling card venivano rubate o generate, anche perché potevano anche essere generate, e poi vendute ai vari trader, ai vari hackers, e quelli brutti e cattivi, ma anche quelli buoni, quindi, un po' tutti, ma magari poi qualcuno dopo di me ne parlerà un po' meglio. E perché poi noi, e soprattutto come ci scambiavamo queste informazioni, le mettevamo o ce le scambiavamo sia direttamente one to one, ma anche one to many, attraverso le BBS, le Bulletin Board System, di cui Francesco dopo ci illustrerà come ancora oggi esistono le BBS e servono e funzionano. Le BBS che poi sono anche diventate quello che ha rappresentato l'approccio alle telecomunicazioni per un'intera generazione, no? Cioè la prima mail, il primo messaggio che abbiamo spedito, parlo della gente della mia età, l'ha inviato a una BBS, a un'altra persona utente di quella BBS o di altre BBS, perché si erano creati dei network di BBS. Qui dentro abbiamo anche qualche SISO per Fidonet, quindi sì, un paio di SISO per Fidonet. E Fidonet era una rete più grande, forse la più famosa, di BBS del mondo. La stragrande maggioranza delle BBS, tra l'altro, era associata a gruppi hackers, quelli che craccavano. Ok.
e metteva a disposizione materiale caccato, quindi gratuito. Questo era un grave danno sicuramente ai produttori di software, ma era anche l'unico modo che una generazione squattrinata e senza possibilità economica aveva di accedere alla cultura, all'informazione, a volte ai videogiochi, quelli magari avremmo ai tempi preferito non farlo, perché io facevo videogiochi, però c'erano altri videogiochi. Un'altra cosa importante, moltissime BBS, lo dico con un po' di soddisfazione, funzionavano sui sistemi Amiga. Perché? Perché l'Amiga era multitasking e permetteva, al contrario dei PC dell'epoca, di utilizzare più seriali con un singolo sistema operativo. Ok? Io in un sistema operativo solo potevo fare N nodi di BBS, mentre sul PC ne avevo uno solo. L'unico modo che avevo sul PC per simulare questo, per utilizzare N seriali contemporaneamente, era quello di utilizzare un virtualizzatore. Ai tempi esistevano i virtualizzatori, sto parlando dei primi anni 90, tanti anni fa. Io usavo MOSIX su IBM e avevo riscritto un software di BBS per essere uguale a Amiga Express, così tutti pensavano che avessero un BBS Amiga, in realtà girava su IBM. Piccola. BBS, vabbè, questo era l'aspetto del collegamento al BBS. Questa è Electric Chair era il nostro World Headquarter, che è stato sequestrato ed è tuttora presso il tribunale di Savona, non è mai stata ripresa per la macchina lì. E poi qua c'era anche la pubblicità della mia di BBS, ma non si dice. A questo punto è arrivata la rete, quindi fino alle che abbiamo già parlato, apre il percorso di internet, le BBS che si sono trasformate in gateway verso internet, quindi MC-Link, piuttosto che Galactica, tante BBS sono diventati i primi access provider fondamentalmente in Italia, e i providers sono spesso storie ordinarie di hackers. Per fare un piccolo esempio, questa è casa dello speaker 1994, il primo pop internet privato della Sardegna. E altra piccola storia di successo, se vogliamo. Sono a disposizione per eventuali domande. Grazie.